solamente un collegio di pari. Ma di Andreotti si potrebbero dire anche molte altre cose. Io credo che per capire Andreotti bisogna in un qualche modo tornare al momento del suo inizio all'impegno politico. Andreotti nel 1938 aveva 19 anni e quindi era un ragazzo ed era l'unico che partecipava agli incontri. Nel libro di Massimo Franco si accenna a questo incontro, insomma, no? Partecipava agli incontri a casa di Sergio Paronetto. Sergio Paronetto era stato presidente della FUCI. Era l'uomo su cui aveva investito per il futuro dell'Italia un altro bresciano, Paolo VI, perché era un uomo dotato di un'intelligenza straordinaria. A 26 anni diventa vice direttore, su scelta del direttore, di Menichella Allieri. Menichella che sarà il primo governatore della Banca d'Italia. Aveva scelto questo ragazzo. Questo Paronetto, che era un intellettuale veramente straordinario, basta ricordare le cose che di lui hanno scritto, non so, Guido Rossi o Guido Carli, insomma, che ho appena citato, era veramente destinato a un grande ruolo nella politica italiana. Appunto, vi dico che Menichella lo ha voluto a quel tipo di responsabilità. Morirà nel 1945, prima delle elezioni, a 34 anni. Quindi aveva solo 8 anni in più di Andreotti. E il Sergio Paronetto riteneva, nel 1938, che il fascismo fosse alla fine. Guardate, nel 1938 erano pochi quelli che facevano questa previsione. Non era ancora scoppiata la partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale, non c'era stata ancora, quindi l'Italia era in una condizione di relativa debolezza. E si poneva il problema, come esponente dell'area cattolica, della generazione dei cattolici, che guardavano alla politica e si impegnavano in politica, si poneva il problema, ma dopo cosa succede? Non possono tornare i liberali perché sono responsabili della deriva che ci ha portato al fascismo. Non potranno essere le sinistre, i comunisti in particolare, perché non hanno risolto il problema del rapporto col mercato. E non si può governare un paese occidentale se non si risolve questo problema. Saremo costretti, noi cattolici, anche se non siamo preparati, perché Sturzo ha assolto a una funzione importante, educare i cattolici alla democrazia, ma educarli alla cultura del governo è impresa altra. Chi è che ha insegnato ai cattolici la cultura del governo? Prima il senso dello Stato e poi la cultura del governo. E allora si è messo in testa questo ragazzo, perché aveva 28 anni, di fare a casa sua una sorta di corso di formazione settimanale. I partecipanti a casa di Sergio Paronetto a questo corso di formazione in cui si parlava della cultura del governo di un paese occidentale erano De Gasperi, Piccioni, Spadaro, insomma tutte persone che per lo più erano venute dal Partito Popolare. De Gasperi scherzosamente chiamava Paronetto maestro. De Gasperi aveva il doppio dell'età di questo ragazzo. E c'era solo un giovane, 19 anni, che era Andreotti. Non so come abbia fatto a intrufolarsi in questo
combricola in questo gruppo. Quindi cominciò a 19 anni a studiare la politica. Sottolineo il verbo studiare perché Andreotti, come dire, io non, all'interno della Democrazia Cristiana sono sempre stato da un'altra parte, insomma, ecco, quindi come è noto e come ribadisco, insomma, ecco, non è che io sono un esaltato, però non ero un improvvisatore, pragmatico ma non improvvisatore. Sapeva che bisognava studiare per poter gestire i dossier, bisognava essere preparati. E dunque parte così Andreotti per l'impegno politico. E poi un giorno, a proposito di un altro episodio che potrei raccontare, lui mi disse, sai, in vita mia io ho avuto una fortuna pressoché unica, quella di godere della confidenza di Pio XII. Pio XII era un papa, sottolineava Andreotti, difficile da raggiungere. Adesso una foto col papa, mi ricordo quando Andreotti mi fece questo ragionamento, non è difficile, se la possono fare tutti, non eravamo ancora i giorni nostri, insomma, no? Non c'era la mania dei selfie, ma una foto col papa, insomma, non è una cosa rara. Allora, questo papa non era accessibile nemmeno ai vescovi. E io ho avuto la fortuna, quando sono diventato presidente della FUCI, di godere di un investimento quasi affettivo del papa nei miei confronti. Per cui, siccome io ero orfano, da mio padre è morto quando io avevo 2 o 3 anni, insomma, ecco, quindi lui si è molto interessato alla mia vicenda familiare, insomma, e tutte le settimane io ero a pranzo nell'appartamento apostolico con Pio XII. Non lo dico, non me ne voglio vantare, però quando attraversavo, ricordo ancora la frase, quei corridoioni dell'appartamento apostolico, c'erano i cardinaloni che uscivano dal loro ufficio con gli occhi sgranati perché non riuscivano a capacitarsi del fatto che loro, che dovevano chiedere l'autorizzazione per essere ricevuti in udienza dal Papa, tutti i lunedì c'era questo ragazzo che aveva accesso. E quindi, quando si dice Andreotti, l'introduzione nella Santa Sede, ma lui aveva un rapporto diretto col Papa, come nessun altro politico, come non ne aveva De Gasperi, come non l'aveva Piccioni, come non aveva nessun altro. E dunque, voglio dire, il suo battesimo politico è stato a casa di Sergio Paronetto, il suo battesimo di politico cristiano è stato direttamente con Pio XII. Per questo si è costruito, si è anche favoleggiato, spesso sulla biografia di Andreotti, ma insomma c'era una qualche ragione per poterlo fare. E l'ultima affermazione che mi sento di fare era un politico che credeva nella... No, era anche molto popolare, perché a un certo momento poi è stato anche prigioniero del suo personaggio, quando andava in televisione, è andato anche a qualche spettacolo di varietà, insomma, ecco, molto discutibile, insomma, ecco, io mi ero sorpreso quando andò al Bagaglino, insomma, non ricordo ancora. Però era uno molto, prima di diventare popolare, era popolano. Qua abbiamo il nostro presidente del Consiglio Gentiloni, che è un romano e quindi non si offenderà, ma Andreotti si diceva che rappresentasse il generone romano, nel senso che era introdotto in tutti gli ambienti, in quelli dello spettacolo. Pensate al suo rapporto con Sordi, con Fabrizi, o il mondo dello sport, insomma, no? Era presidente della AS Roma, insomma, no? Ma quello che è accaduto nelle periferie,
romane, e abbiamo visto anche in questi giorni alcuni episodi, in quegli anni non poteva accadere, perché i partiti misuravano la loro capacità di rappresentanza andando nelle periferie, nelle borgate. La popolarità nelle borgate di Andreotti era altissima, perché le frequentava. E frequentare le borgate vuol dire conoscere, allora non c'erano i sondaggi, non c'erano altri strumenti di rilevazione, conoscere l'umore della gente, il sentimento della gente, i problemi della gente. La politica sentiva la responsabilità di un ancoraggio al popolo robusto, se voleva in un qualche modo legittimare la propria rappresentanza. Ecco, per parlare degli aspetti positivi, io ho parlato solo perché l'ho già tenuto troppo lunga, degli aspetti positivi. Se ci sarà un secondo giro, dirò invece delle riserve molto serie, insomma, ecco, che ho avuto nei confronti di questa personalità controversa, in ogni caso una personalità. Grazie. Grazie. Grazie Pierluigi Castagnetti, faremo in modo di accontentarti con il secondo giro e ti dovrai esporre anche sui vari aspetti controversi di Andreotti. E devo dire che ha toccato diversi punti molto interessanti. Devo dire che Andreotti si fece un po' perdonare da Kohl con il bambino. Il bambino era un'enorme mortadella che ogni anno gli andreottiani andavano a comprare perché Kohl, cancelliere tedesco, ne era goloso, quindi gliela mandavano ogni anno in Germania a Capodanno e questo alleviava. Siccome io mandavo la forma di formaggio parmigiano reggiano, ho saputo poi da Kohl che quando c'è stata la rottura dei rapporti la mortadella non era arrivata, non arrivava. Ah! Beh, ma questa è quella che nel linguaggio di noi romani burini chiameremo una sola. Sì. Cioè una fregatura, ma su questo sai c'è una vastissima letteratura e c'è stato un premio Fiuggi nel quale furono dati, grazie a Ciarrapico, editore di destra, amico di Andreotti, fu dato un assegno di 500 milioni di lire a Mikhail Gorbaciov per la fondazione della moglie Raissa, che fu consegnato da Pippo Baudo, alla presenza anche di Andreotti. Il giorno dopo, quasi all'alba, Pippo Baudo ricevette una telefonata di Andreotti che chiese a Pippo Baudo se aveva controllato il contenuto della busta. Pippo Baudo disse no, veramente non l'ho controllato, gliel'ho data e basta. Insomma, la busta era vuota. Quindi Gorbaciov si ritrovò una busta che doveva contenere un assegno di 500 milioni di lire per la fondazione dedicata alla moglie, a cui teneva moltissimo, vuota. La cosa divertente è che qualche giorno dopo Pippo Baudo andò ad una manifestazione di una fabbrica, un oleificio in Liguria, dove per sua sfortuna c'era Gorbaciov, il quale lo vide e gli disse «Tu ladro!». Pippo Baudo cercò di spiegare che la colpa non era sua. Ecco, ma questo episodio, che tra l'altro non è mai stato chiarito, nessuno ha capito che si è fregato questi 500 milioni, fa il paio con la mortadella mancata, ecco, però è molto indicativo perché ci sono degli aspetti comici che però nascondono anche dei comportamenti discutibili da parte dell'entourage andreottiano. E l'altra cosa è su Pio XII, è verissimo che era un personaggio molto spigoloso col quale invece Andreotti aveva un rapporto di grande confidenza ed era talmente pacelliano, perché si chiamava Pacelli il suo nome, non da papa,
che quando dicevano ad Andreotti, ma Pio XII come fa lei a dire che era un bravo papa? Pigliava schiaffi cardinali. E Andreotti rispondeva, beh, si vede che se lo meritavano. Ecco, quindi questo per far capire quanto fosse questo sodalizio profondo e quanto in realtà Andreotti sia stato scelto da De Gasperi, perché De Gasperi sapeva che era il tramite con il Vaticano di Pio XII, e gli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale non si fidavano della Democrazia Cristiana, si fidavano del Vaticano, e quindi in qualche modo Andreotti era un trade union fondamentale. E l'ultima cosa, sempre che ha citato Pierluigi Castagnetti, è sulla politica estera, e su questo vorrei un attimo sentire il senatore Corsi. È vero che Andreotti gestiva tutto da fuori classe all'interno delle colonne d'Ercole della Guerra Fredda. Lì era imbattibile, ma la battuta sulle Germanie era la battuta di una persona che sapeva che, finito quell'equilibrio, sarebbero venuti a mancare i suoi punti di riferimento internazionali e forse anche nazionali. E quindi quelle battute segnalavano un uomo che sapeva che si apriva un'altra epoca nella quale lui avrebbe avuto più fatica a trovare la bussola. E questo si è poi dimostrato drammaticamente quando quest'uomo, che era veramente l'emblema del purgatorio italiano, di un'Italia in bilico tra l'Occidente, il paradiso dell'Occidente e l'inferno comunista, si è trovato di fronte un'Italia che aveva perso le colonne d'Ercole. E tutto quello che è successo dopo forse si spiega molto anche con questo cambio di schema internazionale che ha avuto riflessi nazionali. Il senatore Corsini fu quello che per conto del Partito Democratico commemorò Andreotti. Io volevo sapere, quando ci fu questa cerimonia, che clima c'era e che tipo di atteggiamento lei notò nei confronti dell'ex senatore a vita. Sì, quando Luigi Zanda mi chiese di commemorare Giulio Andreotti al Senato all'indomani della sua scomparsa, mi sono a lungo interrogato, perché non c'è una sufficiente distanza critica nei confronti del personaggio, ancora le passioni sono vive. Andreotti è stata, come dire, una personalità per taluni versi insondabile, per altri versi molto disputata, molto discussa. E soprattutto mi sconcertò l'intervento dell'esponente del Movimento 5 Stelle, che si rifiutò di tenere la commemorazione, sostanzialmente consegnando Andreotti ad una storia criminale, il riferimento in modo particolare alla vicenda del processo, il grande processo di Palermo e di Perugia, che, come ricorda la Bongiorno, rappresentò il secondo spacco, questa è l'espressione che usa l'avvocato, della biografia di Andreotti. Il primo spacco, l'ha già detto lei, è il 1989, quando perde, diciamo così, il riferimento alla raffigurazione che si è fatto dei rapporti internazionali e del ruolo appunto dell'Italia. Dunque, una storia giustiziera e una politica vendicatrice. Sono questi i due ostacoli che l'autore di questo libro, Massimo Franco, benissimo supera, perché scrive veramente con un atteggiamento estremamente misurato, direi sine ira ac studio, come si dovrebbe quando si scrive di personaggi da poco scomparsi, che sono stati protagonisti della vita pubblica. E ho letto il libro con grande interesse perché offre, diciamo così, elementi di conoscenza che riguardano anche aspetti della vita di Andreotti poco noti. Penso agli anni della formazione, penso alla vicenda della sua educazione scolastica a contatto con personalità di primissimo piano della vita politica italiana successiva. Mi ha particolarmente impressionato il rapporto con un personaggio a me molto caro, che è stato Adriano Sicini, per esempio, e tutto il gruppo della Sinistra Cristiana e dei Cattolici Comunisti. Ancora, la ricostruzione dell'ambiente della ciociaria, diceva bene Pierluigi, un politico autenticamente popolare.
Quindi non soltanto il generone romano, l'aristocrazia, diciamo così, nera vaticana, gli ambienti della borghesia e delle professioni, ma il popolo della ciociaria. E quindi riferimenti a quanti lo hanno sostenuto, Sbardella, Evangelisti, Signorello. E poi anche la ricostruzione veramente straordinaria, densa, diciamo così, di riferimenti che fanno capire la complessità, anche lo spessore del personaggio della vita familiare. La figura della colonnella, la moglie, la signora Danese, i figli. Insomma, il libro è estremamente intrigante e estremamente suggestivo. Sono già state dette osservazioni molto preziose. Ma chi era in realtà Giulio Andreotti? Io ho fatto una piccola registrazione delle definizioni che gli sono state applicate. Era per gli ambienti di certa sinistra, non tutta la sinistra, l'incarnazione politica di Belzebù. Questa era la definizione che correva. Poi c'è stata una cinematografia che secondo me dalla Democrazia Cristiana non ha capito nulla, questo vale per il film di Faenza, vale per Todomodo e così via, il divo del film di Sorrentino e di Servillo, che sostanzialmente è una deformazione del personaggio. Per me è innanzitutto, poi dirò anche perché Massimo Franco non si perita di dare una definizione, è estremamente problematico, però c'è una pagina in cui ne dà una, estremamente interessante. È un politico romano e vaticano, non c'è alcun dubbio. Andrea Riccardi, che è uno storico del movimento cattolico molto acuto, lo definisce un cardinale esterno e qualcun altro un ministro esterno, perché è un cardinale dentro il Consiglio dei Ministri italiani ed è un ministro dentro, diciamo così, il mondo vaticano. Un politico italiano e democristiano, italiano nel senso che è rappresentativo, diciamo così, in lui è leggibile una sorta di autobiografia della nazione, del suo carattere, del suo costume. È, nella definizione di Scalfari, un misto tra un mandarino cinese e un cardinale settecentesco. È un generale gesuita del XVI secolo. Queste sono le definizioni. Massimo Franco ne usa una che mi ha molto colpito. E evoca l'animale salamandra. La salamandra. Mi ha colpito perché c'è un naturalista medievale, Cremararius, ripreso da Goethe, che sostiene che la salamandra è l'animale che resiste a tutte le tribolazioni, a tutte, diciamo così, le avversità della vita. Beh, Andreotti ha affrontato tutte le avversità della vita e ha affrontato con straordinaria coerenza, ed è l'aspetto che più mi ha colpito della sua personalità, la vicenda drammatica del processo. Perché Andreotti si è difeso nel processo e non dal processo. In ragione di due motivazioni, secondo me. La prima, perché in definitiva credeva e praticava il principio della impersonalità della norma, ma perché aveva una fortissima ispirazione cristiana e quindi l'affidamento, diciamo così, a una giustizia superiore, un criterio manzoniano, può essere castigo, può essere misericordia, però ci sarà giustizia finalmente. Questo è un aspetto di Andreotti che merita di essere richiamato. Ma se io volessi invece dare una mia personale definizione, direi che Andreotti è l'emblema di due categorie fondamentali, il realismo politico e la ragion di Stato. Andreotti si inserisce nella grande tradizione cattolica controriformata, diciamo così, del realismo politico, nella versione della ragion di Stato ecclesiastica tradotta nella politica italiana. Lui è questa è la continuità di questa grande tradizione cattolica che inizia con la Controriforma e di cui lui è l'ultimo ed estremo rappresentante novecentesco. Attenzione, Andreotti non è un uomo di Stato, non è un uomo di partito. È uomo di partito soltanto tra il 68 e il 71, quando non mi sbaglio, è capogruppo alla Camera per la Democrazia Cristiana. Non è un uomo di Stato, è un uomo di governo. Un uomo di governo. Ed è un uomo di governo nelle condizioni date e nei fini che si prefigge di raggiungere. Le condizioni date sono la guerra fredda e che segna un limite invalicabile per un paese, tra virgolette, per amor del cielo, non voglio fare equiparazioni col mondo della cortina di ferro, a sovranità limitata.
perché è un paese che è dentro il patto atlantico, che non va mai, e questo è un limite per lui invalicabile, in ragione del quale si può trattare tutto e con tutti, anche col nemico. Naturalmente confermando, diciamo così, due condizioni: la propria personale inamovibilità, perché Andreotti ha sempre voluto essere al centro, diciamo così, della politica italiana, è stato 7 volte primo ministro, 5 volte ministro degli esteri, è riuscito, diciamo così, a sotterrare 7 papi, perché ha cominciato già con Pio XII all'indomani della crisi dell'Azione Cattolica nel 1131-32, quando aveva 12 anni, grosso modo. E a farne dimettere uno. Sì, e soprattutto ha avuto un grande sostegno, perché nell'occasione della celebrazione della santificazione di Padre Pio da Pietralcina, Giovanni Paolo II non ha avuto alcuna esitazione a chiamarlo presso di sé e a dargli la propria solidarietà nei confronti della vicenda del processo, rispetto al quale vale, secondo me, l'affermazione di Martinazzoli, che giustamente polemizza con quel libro edito da Pironti, secondo il quale si dà una raffigurazione della storia italiana soltanto subspecie di storia criminale, di storia appunto della criminalità a cui Andreotti appunto apparterebbe. Questo non significa sottovalutare il fatto che Andreotti si incontra con aspetti, diciamo così, melmosi, sotterranei, che vive pagine non del tutto svelate e non compiutamente scritte della storia italiana, che lambiscono vicende di mafia, di servizi segreti, fronteggia appunto il terrorismo e così via. Ma sempre sulla base di una linea estremamente coerente. Io ho parlato, in una piccola cosa che ho scritto, di una sorta di coerenza camaleontica, nel senso che, e questo dal momento, dal periodo della sua formazione, agli anni del centrismo, al centro-sinistra, all'età, diciamo così, del preambolo, e poi anche perché è stato Presidente del Consiglio 7 volte, ma almeno in 3 momenti fondamentali, il 72, il 78 e l'89. Quindi, e peraltro l'altro aspetto che mi ha impressionato, Andreotti è interprete di alcune delle figure fondamentali della Democrazia Cristiana. Chi si occupa, come per tanti anni mi sono occupato io, di storia della politica, conosce insomma quali sono le figure rappresentative della DC. Lui ne interpreta, diciamo, almeno alcune. Innanzitutto la DC come partito cattolico. C'è una definizione.